Ciao ragazzi, questo è il nuovo misuratore di stanza campana frizione Jelasi Tunnel. Io sono Andrea Pigani e adesso, in preparazione dei miei motori per il campionato costruttori di Fiorano, vi spiego come si utilizza. Questo è il nostro strumento, che è composto da tre tasti, accensione e spegnimento, lo zero che è fondamentale per il nostro tipo di strumento e misurazione che dovremo poi fare, e possibilità di lettura del valore sia in millimetri che in pollici. Parte fondamentale di questo strumento è la testa, che è stata creata appositamente da 4,9 mm per poter riuscire a passare con la massima precisione all'interno dei cuscinetti della frizione e appoggiare in maniera perfetta sul piano della punta dell'albero. Andiamo adesso a vedere come si utilizza questo strumento. Montiamo tutta la frizione fino alla molla col precarico giusto. Mettiamo il nostro cuscinetto interno alla frizione senza spessori interni, in modo da mettere la campana che tocca perfettamente il nostro ceppo giallo. Accendiamo il nostro strumento, non importa la posizione del cursore, perché quello che interessa a noi è mettere la punta, che è da 4,9, quindi si incastra perfettamente all'interno dei cuscinetti, arriva a battere sulla punta dell'albero, si spinge fino ai pignoni, si ottiene una misura qualsiasi e schiacciando 0 questo è il nostro punto di riferimento. Ora dobbiamo dare il nostro gioco, che gioco tra ceppo e la campana, di 6 decimi, quindi andiamo a mettere i nostri spessori fino a ottenere la misura desiderata. Mettiamo tutti gli spessori, mettiamo il cuscinetto, mettiamo la nostra campana e col nostro strumento che abbiamo azzerato prima non facciamo altro che fare la stessa misurazione di prima. 0,57. Il nostro obiettivo era 0,60, direi che va più che bene. A questo punto non facciamo altro che mettere il nostro funghetto della frizione, avvitare bene, lasciare un piccolo gioco finale e possiamo andare in pista.